Bentornati in un nuovo video, benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Come state? Spero bene. Oggi vorrei fare una tipologia di video un po' diversa dal solito. Infatti sono proprio vestita da casa, molto, a parte essendo truccata, essere truccata anche se non sono uscita, però in ogni caso mi piace truccarmi, giusto per sentirmi un pochino meglio, visto che comunque c'è, cioè, stare a casa non truccata, non lo so, giusto per tirarci un po' sul morale, ovviamente. Quindi mi sono truccata e sono vestita appunto da casa con il mio amatissimo Dylan. Ok, scusate, questa è una piccola parentesi. Oggi vorrei parlare con voi di prodotti che ho sbagliato ad acquistare. Allora, come vi dicevo appunto nell'anteprima, oggi andremo a parlare di prodotti che ho acquistato e mi sono veramente pentita, me ne sono pentita perché tra una cosa e l'altra o non li utilizzo o non li ho utilizzati o comunque ho sbagliato tonalità. Vabbè. Se questa tipologia di video vi piace, ne potremo fare delle altre, tipo acquisti di abbigliamento sbagliati e di cui ti sei pentita. Quindi fate un like qui sotto, mi raccomando, che andremo a fare anche quella tipologia di video. O comunque qualsiasi altra cosa, chiedetemelo magari con un commentino qui sotto, scrivetemi che video vorreste vedere, appunto, degli acquisti errati che ho fatto. Quindi andremo a dividerli per categorie. Oggi andremo a parlare appunto di make-up e beauty. Quindi, se non siete ancora iscritti al canale, vi suggerisco di farlo qui sotto per non perdervi nessun video e soprattutto attivate la campanellina per ricevere tutte quante le notifiche relative ai nuovi video. Se non mi seguite ancora su Instagram, vi suggerisco di farlo, mi trovate come orsotopotto88 e lì sono un pochino più attiva, magari con recensioni, quindi troverete tantissime recensioni di prodotti che magari di cui qui non parlo magari quasi mai, ma magari lì vi faccio delle recensioni un pochino più dettagliate con la foto e tutto nel dettaglio. E quindi seguitemi anche lì, mi raccomando. Allora, ho un po' di acquistini che io ho fatto sbagliando, direi. Allora, ne ho qua 3, 4, 5, 6, 7 e un robo che sono 4 prodotti, ma io ve li faccio rientrare come nello stesso prodotto. Allora, il primo acquisto sbagliato che ho fatto, comunque, che mi sono pentita di farlo perché alla fine non lo utilizzo e comunque secondo me non fa assolutamente nulla, è questo prodotto qui di W7, questo, che è l'Angel Balm, che non è altro che un prodotto cancella linee. No, è un pastone, in realtà non è proprio un pastone, ma è un cerone, una cera che adesso si è pure veramente rovinata. Infatti non lo utilizzo da mo'. Praticamente è un prodotto fatto così, un po' ceroso, un po' gommoso, che si va ad applicare sulle lineette di espressione, quindi rughette di espressione sulla fronte, qui ai contorni del naso e delle labbra, le zampette di gallina, e questo prodotto dovrebbe far sì che prima di truccarsi vada a riempire questi rughettini, sì. E pensavo mi squillasse il cellulare. E praticamente dovrebbe cancellarli, tra virgolette, prima di andare a truccarsi. No, in realtà no, perché una volta poi che noi andiamo a stendere questo prodotto e lo andiamo poi, andiamo sopra a passare correttore e fondotinta, viene via a pallini. Ora non so se è tanto che è lì, non so che. Comunque, secondo me lo facevo anche dall'inizio. Comunque, non mi è piaciuto. In confronto a tanti altri prodotti di W7 che mi sono piaciuti in realtà, però questo qui ho fatto difficoltà. Ora lo terrò, vedrò che cosa farne. Magari lo utilizzerò per fare qualche trucco un pochino più tipo ad Halloween, quelle robe lì. Però, ovviamente, per andare ad utilizzare tutti i giorni non lo andrò assolutamente ad utilizzare perché non ha senso. Comunque, questo prodotto qua. Poi ho acquistato da NYX questa tinta labbra. Questa è la Epic Ink nella colorazione 02. Adesso vi faccio vedere. Allora, questa è la colorazione. È molto, molto, molto scura. Ma non è tanto il fatto che è tanto scura. Il problema è che questa, una volta che la mettete,
non va più via, ma proprio, cioè, allora, fosse la cosa che è bella dire, che bello, non va via per tutta la giornata o sul rossetto, ci sta, va bene. Una volta che lo dovete togliere, non ve lo dico quante ne tirate di parolacce perché non va via, veramente. Io faccio difficoltà. Sarà che va bene, io ho le labbra secche, soffro di labbra secche e va bene così. Però solitamente questi rossetti qua e questo qua è di Jeffree Star che indosso addosso adesso. Un giro di parole, che indosso adesso, vabbè, avete capito? Comunque quello che sto indossando in questo momento è quello di Jeffree Star, e una volta che io lo vado a togliere poi con il cotone e il mio struccante bifasico va subito via. Questo invece, mamma santissima, non viene via, ma manco se ci buttate su dell'acido, ecco, o dell'alcol, fate quello che volete. In realtà non va via. Ora, io non lo so. Fatemi sapere magari con un commentino qui sotto se anche a voi succede e se avete comprato questi prodotti qua, perché a me questo, già essendo una colorazione scura, non ve lo sto nemmeno a dire, non si toglie, cioè veramente faccio difficoltà. E tra l'altro, quando l'ho provato in negozio ed ero una furbona, perché ero andata, vabbè, l'anno scorso per lavoro sono andata su a Milano e ho fatto un giro per i negozi, sono andata da NYX. E praticamente ero contentissima perché questi qua erano prodotti appena usciti, quindi ero super gasatissima perché avevo sentito parlare benissimo di questi prodotti e sono andata a prenderlo. Quando io sono andata a provarlo sulla mano, non l'ho provato da furbona come faccio solitamente adesso che li provo sul palmo nel palmo della mano, ma l'ho provato sul dorso e di conseguenza sul dorso mi è rimasto un segno che non vi dico neanche per quanti giorni mi è rimasto questo alone di questo prodotto. Però ho detto, dai, è figo, me lo compro perché comunque se rimane su tutto il giorno, wow. Niente, quindi questo abbiamo capito che è bellissimo. Dovrei provare di nuovo a vedere com'è. Però no, perché poi mi lascia tutti i segni nelle pieghette delle labbra. Già sono disastrate le mie labbra. Cioè, in più ci mi vado a mettere una cosa del genere e le mie labbra mi dicono, ma cioè, ma ti vuoi male proprio? Hanno ragione. Poi, sempre di NYX, altri prodotti che avrei preferito non acquistare, ed era forse meglio non acquistarli perché non me ne faccio veramente niente se non. Ma non penso di averli mai usati, no, infatti sono nuovi tutti. Certo, non li ho usati mai. Allora, forse, no, manco il bianco. Vabbè. Allora, molto probabilmente questi trucchi cercherò di utilizzarli per fare dell'altro. Magari mi serve, non lo so, per utilizzarli per creare le mie cose quando li creo a Natale, Pasqua e quant'altro. Questi sono i rossetti, i macaron. Lippi, si chiamano Macaron Lippi e sono questi rossetti qui, colorati, vedete? Sono tutti colorati, ok? Non è che io ne ho comprato uno, perché l'Ale è furba, no, ne ho comprati quattro, ok? Di ognuno di colore diverso, perché ovviamente. Ma ora dico io, ma chi, perché? No, chi? Perché magari c'è qualcuno che li indossa e ci sta. Io, anzi, li stimo se vanno con questi rossetti in giro. Ma perché mi è uscito di comprare questi prodotti che tanto qui non ci sarei mai uscita? Ne ho comprato uno bianco perché, dai, un rossetto bianco non lo volete avere? Io ce l'ho. Un rossetto azzurro, vabbè, azzurro puffo, ci sta. Dai, è carino. Per essere carino è carino, non è che non è carino, però no. Uno rosa, perché è il mio colore preferito e secondo voi io non mi facevo le labbra mezze rosa e mezze azzurre, semmai, vabbè. E poi ne ho comprato uno verde smeraldo, ok? Ecco, questi sono i rossetti che ho acquistato, nuovi ancora, perché. E questi penso di averli acquistati già da quando aveva aperto NYX qui a Genova, quindi vi parlerò già di 2 o 3 anni. Sì, quindi li ho comprati all'apertura,
Ero tutta gasatissima, non ve lo sto neanche a dire, come ero gasata per questi rossetti, ho detto wow, me li vado a mettere, io uscirò con il rosa. Poi li guardavo a casa e dicevo, ma perché uscire con il rosa? Che tanto i miei colori sono sempre gli stessi, bene o male. Quindi se io mi vado a mettere sempre gli stessi colori addosso, perché avrei dovuto mettermi il rosa? Ma mai usati, ve lo giuro, eppure le tinte labbra colorate mi piacciono tantissimo, ma questi... No, quindi molto probabilmente questi qua li andrò ad utilizzare, semmai li provo a sciogliere, a mettere una palettina di quelle, non lo so, per colorare, per dipingere, eccetera, e li andrò a lasciare lì. Proprio perché non li vado ad utilizzare, non lo so, vabbè, questo è un errore che ho fatto, e tra l'altro non costano neanche poco, credo. Quindi, vabbè, un altro errore stupido che ho fatto. Poi, due prodotti di Fenty Beauty. Allora, quando è uscito qua Fenty Beauty da Sephora, ero super gasata. Potete neanche capire la mia contentezza. Ero la prima cliente, ok? La prima cliente del negozio quando hanno aperto appunto e hanno esposto i prodotti di Fenty Beauty. Quindi quando io sono arrivata al centro commerciale, ero gasatissima perché ero la prima. Addirittura la ragazza era talmente contenta che io comprassi i prodotti di Fenty Beauty. Mi dice: guarda, sei la prima. Ci sono tutti i tester che sono ancora nuovi. E io, oh, ma che figo, tutti nuovi solo per me. Ok, mi faccio servire ovviamente. E io sono una di quelle che non si fa. Allora, dovete sapere, non è che io non mi faccia servire dalle commesse perché non sono competenti e quant'altro, anzi, però preferisco fare le cose di testa mia, ok? Proprio perché avendo fatto un corso di make-up so benissimo che cosa va bene per me, soprattutto per me, perché io quando vado ad acquistare da Sephora che ho degli sconti o comunque queste collezioni nuove, tendo a comprarle prima per me. E poi, se mi piacciono, vado a comprarle per utilizzarle sugli altri, ok? Quando io le acquisto per me, devo comprarle io perché so che cosa uso, le mie tonalità di pelle, le mie tonalità di colori, eccetera. Quel giorno lì ero talmente gasata che non so, qualcosa mi è andato alla testa, non ho capito più niente. Quindi, che cosa succede? Succede che compro cose a caso. La prima cosa a caso che ho comprato praticamente è il fondotinta di Fenty. Il fondotinta di Fenty non è un brutto colore, o comunque non è un brutto fondotinta. Questo è il Profilter numero 210. Allora, non è un brutto colore se non fosse per il fatto che è giallo. Completamente giallo, e tra l'altro questo fondotinta non è che costa proprio proprio poco. Che cosa ho fatto io? Ero accecata dall'immensità dell'espositore, diciamo, che non ci ho capito più niente, quindi la ragazza mi ha consigliato il prodotto, comunque la colorazione adatta a me. Sono arrivata a casa, ovviamente, tutta felice, tutta infighettata. Mi strucco per provare questo. Ovviamente l'ho provato e su di me nasce feta, ovviamente. Perché le gioie, lo sapete che ormai non è che solo oggi le gioie sempre. Quindi questo prodotto qua me l'ha consigliato, purtroppo non andava bene per me, fosse stato per me, sicuramente avrei scelto la shade giusta, però purtroppo non è stato così. In ogni caso non posso utilizzarlo proprio perché è proprio giallo, quindi mi dà sul viso una colorazione completamente sbagliata e si vede lontano un miglio che io su questo prodotto. Comunque, vabbè, quindi fondotinta sbagliatissimo e mai usato, è nuovo, praticamente l'ho usato solo quella volta lì e basta. Quindi non lo so, vabbè, sicuramente qualcosa ne farò, nel senso che vedrò, però mi sa che questo qua comunque lo andrò a buttare perché ormai sono passati, è passato troppo tempo e di conseguenza questo lo dovrò assolutamente buttare. Come un altro acquisto sbagliato, sempre accecata dalla meraviglia del bancone, praticamente è stato questo. Perché? Perché sono andata ad acquistare il body lava? Perché? Perché ero accecata, sicuramente. Ho preso questo body lava bellissimo, dentro mille brillantini, l'ho visto lì, l'ho provato, wow, che figo, c'è un illuminante pazzesco per il corpo.
Ovviamente, quando si utilizza magari sul collo del piede, sulla gamba, quando abbiamo il vestitino, quando abbiamo quello, oppure qui sul décolleté, sulla spalla, rimane appiccicoso, di un appiccicume che neanche potete capire, e di conseguenza anche questo ho pagato un mucchio di soldi ed è un peccato, perché veramente potrebbe essere, è un bellissimo prodotto perché è un bellissimo illuminante, cioè sul corpo fa un effetto pazzesco. Il problema è che poi rimane appiccicoso e quindi è andata ad appiccicare ovunque, cioè non avete un'idea di che cosa è questo prodotto. Ogni tanto d'estate, quando vado in vacanza, dico vabbè, me ne porto giusto un tantinello, giusto da metterlo sul décolleté quando si è abbronzati, super fighi abbronzati. Poi non lo metto mai, quindi di ogni volta ho i barattolini riempiti di questo prodotto, e così lo finirò sicuramente mettendolo nei barattolini e sicuro che finisce. Niente, quindi bellissimo, molto bello. Poi ho tre palette praticamente che ho, non vi dico che ho sbagliato a comprarle, però presa dalla collezione, li colleziono o non li colleziono, alla fine li ho acquistati, però non le sto utilizzando praticamente. Allora, la prima che vi faccio vedere è questa, a forma di arcobaleno con l'unicorno. Questa qui è la palettina di Too Faced e questa è la Life's a Festival, Peace, Love and Unicorns. Allora, la palette è questa, fatta a nuvoletta, è carina, è bellissima la palettina, tutta olografica. Il problema è che ha delle colorazioni, l'ho utilizzata una volta, ha delle colorazioni che io non utilizzo, perché lo sapete bene o male, i miei colori che mi vedete sempre sul viso sono sempre gli stessi, ok? Anche sugli occhi. È difficile che io mi faccia un trucco. Allora, prima lo ero di più, che mi facevo trucchi pazzeschi, qualsiasi colore io mettevo sul viso e sugli occhi. Il problema è che non lo so, starò invecchiando e di conseguenza i colori che metto sul viso poi sono sempre gli stessi, quindi gira che ti rigira, mi piacciono sempre gli stessi colori. Vabbè, nonostante a volte io faccia dei trucchi un pochino più particolari ed elaborati, però comunque bene o male i colori che utilizzo sono sempre questi. In ogni caso, i colori solitamente che utilizzo sugli occhi sono matte, con appunto l'interno dell'occhio shimmer, e questa palette è tutta shimmer praticamente, e per quanto mi piacciono, perché comunque mi piacciono tantissimo, io sono sicura che se domani mi mettessi qua con una palette di questo genere, cioè comunque con questa palette magari vi tiro fuori un trucco, però non sono colori che prediligo, quindi questo è stato a mio avviso uno sbaglio, se non fosse stato perché mi piacciono gli unicorni e quindi la palette questa qui era carina da avere, vabbè, però no. E altre due palette che secondo me ho cannato completamente, e lì ero presa dalle due collezioni, perché colleziono tutte le Naked, lo sapete, e colleziono tutte le Too Faced Chocolate. E il problema è che queste due proprio non riesco ad utilizzarle. Le ho utilizzate una volta, tipo la Naked l'ho utilizzata le prime volte che l'ho comprata, poi basta. Difatti è praticamente tutta nuova, non mi piace, colori troppo scuri, poi il blu, il grigio, il marrone scuro scuro non mi piacciono. Gli unici colori che ho utilizzato probabilmente sono questi due qua, che sono quelli più chiari, ma no. E la stessa cosa vale per la Sweet Peach, che ha colori che non mi fanno proprio impazzire. Il Pesca sì, lo usavo tantissimi anni fa, ma non così tanto, quindi comunque, cioè, questo è stato proprio un errore. Ma presa dal lo compro perché ho tutta la collezione delle palette, a parte che vabbè, la profumazione è sempre la profumazione di Pesca, questa è pazzesca, però le ho acquistate solo appunto perché avevo la collezione delle palette, quindi il continuo delle palette, sia delle Naked sia di queste, quindi comunque quelle lì purtroppo le ho prese erroneamente, forse sbagliando, perché poi alla fine i colori delle palette sono tutti uguali, cioè gira che ti rigira nelle palette. Ultimamente anche stanno facendo tutte le palette con tutti gli stessi colori. Vabbè, non posso comprarne 8000, che tanto poi utilizzo sempre la stessa. Cioè, ultimamente io sto utilizzando soltanto la Chocolate Bar, quella chiara, quindi la chocolate, quella al cioccolato chiaro, diciamo, e utilizzo tantissimo le Huda Beauty.
Le palette, quelle lì le utilizzo tutte, ma solo quelle. Alla fine anche forse le Naked, quella la Cherry e la Naked, la It, perché poi per il resto non uso veramente assolutamente niente. Non so come mai, vabbè, quindi pazienza. Vabbè, questi sono stati acquisti, purtroppo, e capita di fare degli acquisti errati. I miei acquisti errati per quanto riguarda il make-up, più che altro, sono questi. Sicuramente parleremo anche di beauty, parleremo di abbigliamento, parleremo di calze, se volete, perché in tantissimi mi avete chiesto, ma tutti quei calzini che tu ci hai fatto vedere, li utilizzi tutti? Stendiamo un velo pietoso su questo fatto, comunque vabbè, quindi faremo anche un video dedicato a questi acquisti strani e sbagliati, super sbagliati che ho fatto, ma vabbè. Quindi niente ragazze, il video termina qui, questi sono tutti gli acquisti errati che ho fatto, spero che il video vi sia piaciuto e vi abbia tenuto compagnia. Fatemi sapere con un commentino qui sotto se avete fatto qualche errore di acquisto, quindi qual è stato il vostro acquisto di cui vi siete pentite, appunto, quindi vi sarete pentite di qualcosa, sicuramente meno di me. Vabbè. In ogni caso, noi come al solito ci vediamo al prossimo video, vi mando tanti super mega bacioni e ci vediamo alla prossima. Ciao!